11.33 mette qualche centimetro in più. Eccoli i ragazzi dei 1500 metri. Questo è Nicola Baiocchi, il terzo di sempre. 3.58.72 quest'inverno. Livornese, scuola di ottimi mezzofondisti con Cocciavere Marconi, con Jacopo Risi. Favorito è uno che non ha mai corso quest'anno i 1500 metri, Federico Ropelato, che però ha fatto il record italiano dei 3000. Vediamo. I principali avversari in teoria sono i due toscani, Cervone e Baiocchi. Ropelato esce sull'esterno, sembra un'andatura un po' più tattica. A comandare c'è Andrea Gaulli, Cusparma. Ropelato controlla, quindi sarà gara tattica. Sta tranquillo il record di Barontini, perché sarà gara tattica, e una gara tattica potrebbe accadere di tutto. Vediamo, hanno proprio rallentato, andatura turistica per i ragazzi dei 1500 metri, mentre Erika Saraceni ha saltato a 12.05 nel triplo e si è messa in seconda posizione. A comandare ci sembra Francesco Mazza per l'Atletica Saluzzo, con Ropelato sempre lì in seconda ruota a controllare quello che succede. Sull'esterno l'Atena Cervone col 75, la maglia rossa dell'UISP Atletica Siena. Il più alto con la fascetta e la maglia bianco-verde, Baiocchi, livornese. Sempre Mazza, il piemontese a comandare, rimonta Cervone che non vuole lasciar metri a Ropelato. Il passaggio ai 500 è molto simile alla gara femminile, quindi diciamo molto tranquillo per i maschietti. Continua ad attaccarsi il numero 5 sulla coscia, Francesco Mazza. Ropelato subito lì, sull'esterno bene Daniel Oxa, altro cliente da campionati. Adesso va in testa Ropelato, vediamo se dà lo strattone. Cervone si porta subito dietro, poi Livornese e Baiocchi. Loro tre i principali protagonisti quando siamo agli 800 metri di gara. 2.14.31, il tempo non conta a questo punto. Vediamo che succede, Ropelato dà uno strappo e si porta dietro i due toscani, Cervone e Baiocchi. Tre giri al termine, Ropelato, Cervone e Baiocchi. I favoriti si giocano il podio a tre. L'andatura caracollante di Cervone sull'esterno che va a prendere il via. Il ragazzo che è arrivato all'Atletica con la storica società della Menzana di Siena, adesso è passato a lui Spatetica Siena, seguito da Maurizio Cito. Poi Ropelato si attacca lì dietro, poi Baiocchi, livornese in terza piazza quando mancano due giri. Prova la progressione lunga l'Atena Cervone, che lo ricordiamo è al primo anno di categoria. Poi Ropelato e Baiocchi, 300 metri, continua la progressione di Cervone. Sarà un ultimo giro tutto da seguire, continua la progressione di Cervone, che sembra, a dir la verità, un po' più teso. Ropelato agile, Baiocchi sembra pronto a sferrare l'attacco e lo fa in questo momento. Derby toscano con Ropelato, terzo incomodo. Cervone tiene però la corda su Baiocchi e potrebbe essere un gran vantaggio quando siamo al rettilineo finale. Si ingobbisce ancora più Cervone ma si tiene davanti. Esce Baiocchi, attenzione, esce molto bene Nicola Baiocchi. Molla Cervone che rischia anche la seconda piazza e forse Ropelato per l'argento. Vince Nicola Baiocchi, la scuola di Livorno si aggiudica i 1500 metri allievi.